si ingannano i principi di Menfe. Hanno fatto tremare l'Egitto e i capi delle sue tribù. Il Signore ha mandato su di essi uno spirito di smarrimento e hanno fatto smarrire l'Egitto in tutte le loro decisioni. È un testo del profeta Isaia, uno spirito di smarrimento ha colto il Parlamento europeo che si è riunito in questi giorni e ha varato un decreto che sconvolge gli animi dei retti e mina nelle fondamenta la famiglia, e cioè vengono riconosciuti gli stessi diritti alle convivenze omosessuali, i diritti propri della famiglia vengono riconosciuti anche ai matrimoni omosessuali. Il primo ministro di una nobile nazione europea è andato a nozze sposando un uomo, primo ministro, davanti a tutta la nazione. È uno spirito di smarrimento. Alla votazione mancavano i tre quarti dei parlamentari italiani. Una vergogna. I quali sono pagati per presenziare alle decisioni. Tre quarti mancavano e il voto è andato avanti. Quantomeno avrebbe potuto contrastare questo voto, perché dopo tutto l'Italia ha tradizioni morali ancora valide di fronte alle condizioni morali in cui si trovano tanti stati del nord Europa. I valori della famiglia ancora vengono coltivati in Italia. Eppure i tre quarti dei deputati europei italiani erano assenti al voto. E così il voto è passato. I matrimoni omosessuali sono equiparati dalla legge ai matrimoni tradizionali tra l'uomo e la donna. Uno scempio. Uno scempio che soltanto si può spiegare con uno spirito di smarrimento. Dio rende insipiente la sapienza di questo mondo. I capi delle nazioni sono diventati stolti. Hanno smarrito il buonsenso. E Dio ha reso insipiente la sapienza di questo mondo, perché il mondo nella sua sapienza non ha conosciuto Dio. Ecco dove si arriva quando si misconoscono i diritti di Dio, quando si ignora Dio, quando non si sa leggere più nella coscienza dell'uomo, nella coscienza umana, quando si manomettono tutte le acquisizioni di secoli e millenni della umanità. Noi chiediamo perdono al Signore per tutta l'Europa, ma chiediamo perdono al Signore perché si è arrivati a questa decisione per lo scarso senso morale della vita,
e perché la nostra famiglia si è cominciata a sfasciare anche in Italia. I valori familiari tremano, barcollano, come dice il testo, come barcolla qui un ubriaco. Le nostre famiglie cristiane barcollano, non c'è più quella consistenza di prima, certi valori non vengono più tutelati. La famiglia italiana è esposta alle intemperie, all'uragano che scende dal nord e il danno che ne sta venendo è enorme. Noi chiediamo allora al Signore di ritrovare la strada, che l'Italia non smarrisca la strada, che la famiglia sia tutelata, che la morale cristiana ancora una volta si imponga all'attenzione di tutti. Non è una morale nuova, è la morale scritta nel cuore dell'uomo. I 10 comandamenti del Decalogo sono scritti non su tavole di pietra, ma sul cuore dell'uomo, di qualunque uomo che viene in questo mondo. La famiglia è sacra in tutte le parti della terra. Scompaginare la famiglia significa scompaginare la società, non riconoscere più la differenza tra uomo e donna nella vita che bisogna dare alla famiglia. Significa misconoscere il disegno di Dio e minare alle radici l'essere umano, che è uomo e donna, fatto di immagine e somiglianza di Dio, dove i due sessi si congiungono per dare la vita. È il piano di Dio che viene attaccato dal maligno. E questa verità è inferta all'umanità, all'uomo come uomo. Ed è per questo che noi alziamo la voce e non ci allineiamo e deploriamo che i nostri deputati al Parlamento, che vengono pagati lautamente, si sono assentati in una decisione così grave. Manca la coscienza morale, il senso del dovere. Signore Gesù, noi chiediamo che la saggezza ritorni ancora in mezzo a noi e lo spirito di insapienza venga tenuto lontano. Signore, ti chiediamo perdono per queste decisioni immorali, per questo sbarrimento che ha colto i capi delle nazioni. Ti chiediamo perdono per tutto il Parlamento europeo che ha misconosciuto la tradizione cristiana, che ha rinnegato la propria civiltà, le proprie radici. Ti chiediamo perdono per i parlamentari italiani che si sono assentati. Ti chiediamo perdono per noi che abbiamo favorito, nella misura in cui abbiamo favorito, questo andazzo contro il disegno di Dio, contro il piano di Dio, e serva questa decisione a farci rinsavire e ritornare indietro per ritrovare la via
abbiamo smarrito la via. Gli arcidei esultano, fanno festa. Noi piangiamo davanti al Signore per quella solidarietà umana che ci lega gli uni agli altri. È stata vulnerata la famiglia umana, la società umana. E noi piangiamo davanti al Signore. E nelle misure in cui abbiamo favorito, in cui non abbiamo parlato, in cui non abbiamo alzato la voce, in queste misure ci dichiariamo colpevoli davanti a Dio. Chiediamo perdono e chiediamo al Signore di ritrovare tutti la strada che è indicata da Cristo Signore agli uomini smarriti di questo mondo. Io sono la luce del mondo, chi cammina con me non cammina nella tenebra, ma chi non cammina con Cristo andrà nelle tenebre, perché è sotto il dominio del principe della tenebra, il demonio, che vuole distruggere l'uomo, lo vuole distruggere, perché l'uomo è immagine di Dio. O Signore Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, abbi misericordia di noi. E questa mattina l'acqua lustrale vuole scendere sul nostro peccato, sui nostri peccati, sui peccati delle nostre famiglie, sui peccati nostri, sui peccati di tutta l'Italia, di tutta l'Europa. Abbi pietà di noi, o Signore. Sono vergognato e ne provo confusione, perché porto l'infamia della mia giovinezza. O Signore, fammi ritornare a te, ed io ritornerò. Europa, torna a tuo Signore. Fammi tornare a te, ed io ritornerò, perché tu sei il Signore di sempre. Il mio smarrimento è grande. Dopo questo smarrimento avviene il ravvedimento. Io mi batto l'anca. Io mi sono vergognato e ne provo confusione, perché l'infamia pesa sulla mia faccia. Porto l'infamia di quanto ho commesso. Signore, ti chiediamo questo ravvedimento. Ti chiediamo, Signore, di batterci l'anca per quello che abbiamo fatto. Noi, che non abbiamo fatto opinione, che non ci siamo ribellati, che abbiamo così dato adito alla quiescenza, abbiamo chiuso un occhio, non ci siamo ribellati. Signore, ti chiediamo perdono per noi e ti promettiamo di fare opinione contraria, di parlare, di avere il coraggio di reagire e di dire basta con le leggi eversive. La famiglia non si tocca, la moralità della famiglia non si tocca. Fa, o Signore, che noi un cuor solo, un'anima sola, combattiamo la buona battaglia, la guerra santa, per ristabilire i diritti di Dio e i diritti dell'uomo, che sono stati lesi. Signore, dacci la coscienza di vivere la fede.
e dacci il coraggio di vivere la fede in campo sociale, in campo politico e in campo privato, perché come si vive in privato, poi si vive in società. Signore, dacci coraggio e forza e purifica intanto la nostra vita, purifica le nostre famiglie, purifica la nostra terra. Noi ti chiediamo questa purificazione. Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro per Cristo nostro Signore. O Signore, brucia ogni malvagità con il sale che noi benediciamo. Bruci questo sale tutto il peccato che è sulla terra. Benedici, Signore, questo sale, come ordinassi al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergimo, Signore, con l'issopo e sarò purificato. Lavami e sarò bianco dalla neve. Dice il Signore, su di voi verserò dell'acqua pura e sarete mondi d'ogni vostra colpa e vi darò un cuore nuovo. Amen. Amen. Io, questo è il mio figlio prediletto, in cui ho posto la mia compiacenza, e in Gesù, capo dell'umanità, siamo tutti noi, perché in quella stessa immagine noi saremo trasformati e a viso scoperto possiamo contemplare la gloria del Signore, trasformati nella stessa immagine. Anche su di noi la luce del Tabor risplende e mostra qual è l'uomo vero, chiamato da Dio ad essere simile a Lui nella gloria. Questo è il vero uomo, non quello che abbiamo contemplato poco fa, l'uomo abbrutito dalle passioni ignobili, l'uomo degradato, quale ci è stato mostrato e quale tende a divenire sempre più con l'ausilio della scienza moderna che è impazzita e sotto la spinta del maligno che vuole distruggere l'immagine del figlio di Dio. Un'immagine, quella dell'uomo d'oggi, che ci mette a capriccio. L'uomo cerca di abbellire il suo corpo, a cura del suo corpo, ma il volto morale, il volto spirituale dell'uomo è brutto, è deforme e cerca sempre più a deformarsi. Quanto più l'uomo cerca di rendere bello il suo corpo, tanto più il suo spirito diventa deforme, il suo cuore inclinato al male, la sua mente diventa corrotta. E colore l'immagine dell'uomo vero. Cristo Signore, il capostipite, il primogenito dei molti fratelli, è Lui che l'uomo deve ritrovare la via per essere se stesso, ed è la via che porta a Dio, è la via in cui la luce di Dio
si riflette su di lui, è la luce in cui l'uomo collocato nel mezzo ha la testimonianza della legge dei profeti, in cui l'uomo risplende nella sua vera luce come figlio dell'Altissimo. E a questo Cristo che noi dobbiamo guardare per essere come Lui. Egli è il prototipo, Egli è l'immagine perfetta e noi dobbiamo essere icona di Lui, secondo il disegno del Padre, enunciato nella lettera ai Romani da Paolo. Questo è il disegno di Dio, di rendere conforme l'uomo a Cristo suo Figlio. Fratelli e sorelle, contempliamo Cristo, gli occhi fissi su di Lui. Quando si oscura la luce di Cristo, le tenebre invadono la faccia della terra e il volto del maligno si proietta sul volto dell'uomo. Ecco perché i nostri occhi debbono essere sempre rivolti alla luce, rivolti a Cristo. È Cristo che deve illuminare ogni uomo che viene in questo mondo. Egli è la luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. È la sua luce che deve risplendere sul nostro volto. Ed è per questo che questa mattina noi chiediamo al Signore di contemplare il suo volto e di fissare i lineamenti del suo volto dentro di noi, nella nostra coscienza. Il Signore ci richiama all'osservanza dei Suoi comandamenti nella prima lettura, perché noi siamo un popolo consacrato a Dio. Noi, soprattutto battezzati, portiamo il sigillo di Dio, portiamo l'immagine di Dio dentro di noi, e questo sigillo dello Spirito, questa immagine di Dio, deve essere tutelata. Chiediamo allora al Signore, questa mattina, di poter guardare Lui e di camminare con Lui, che ci mostra la via. Lui è la via, non ci sono altre vie. L'uomo di oggi ha smarrito la via, uno spirito di smarrimento ha colto tutti. Ci siamo smarriti nel deserto. Ed è per questo che una luce è apparsa da lontano. Dio è venuto incontro all'uomo in Cristo Gesù. Ed è Lui la via che è aperta nel deserto per il ritorno a Dio, per il ritorno ad essere quelli che Dio ci vuole. Io sono la via. Dite agli smarriti di cuore, io sono la via, il vostro Dio viene a salvarvi. E Gesù, la salvezza dell'uomo, se noi imbocchiamo il suo Vangelo, se noi ritroviamo in Lui la via per essere noi stessi, perché il Padre ci vuole come il suo Figlio unigenito. E la via di Cristo è quella segnata nel Vangelo, è quella ribadita in tutte le scritture. Noi siamo dei consacrati a Dio, siamo figli del Padre. La nostra via parte da questa terra e arriva al cielo. Questa è l'unica via, non ci sono altre vie. Se l'uomo imbocca altre vie, va verso la perdizione. Cade nel mare profondo, cade nell'abisso,
cade nelle tenebre. L'unica via che porta alla luce, alla salvezza, al giardino dell'Eden, è la via segnata da Cristo, e immettersi in Cristo, camminare in Lui. Camminare in Lui attraversando il deserto della vita, camminando secondo Lui, secondo i Suoi comandamenti. Cristo tiene un discorso con gli apostoli. Egli si incammina verso Gerusalemme e dice ai Suoi apostoli: camminiamo verso Gerusalemme, dove il Figlio dell'uomo sarà crocifisso, dopo essere stato denunciato, preso e condannato. Gli apostoli non comprendono questo discorso e Gesù si trasfigura davanti a loro sul monte Tabor. E lì compariscono due personaggi, Mosè ed Elia, e quella è la via dell'uomo. Non ci sono altre leggi, non ci sono altri profeti. Mosè ed Elia indicano Cristo, perché Lui è la vera via, Lui è consacrato al Padre. La via di Gesù è la via del Calvario, è la via della mortificazione, è la via che porta alla croce, perché attraverso la croce l'uomo ritorna alla luce dopo il peccato. Il ritorno passa attraverso la passione, perché l'uomo deve, attraverso lo sconto del peccato, ritrovare in Cristo la via dell'Eden. Però deve l'uomo percorrere con Cristo, sostenuto da Cristo, la via di Cristo, che è la via del rinnegamento del peccato che abita in lui, il rinnegamento delle passioni che lo hanno devastato e lo hanno deviato. È per questo che Mosè ed Elia parlano con Cristo là sul Tabor della passione e morte di Gesù, della redenzione degli uomini per distruggere il peccato. Questo è il discorso che tengono Elia e Mosè là sul Tabor della gloria. E quando Gesù discende, continua il discorso, riprende il discorso di prima sulla sua passione e morte, per distruggere il peccato dell'uomo e attraverso la croce riportarlo alla luce. Per cruce amate luce. Noi dobbiamo seguire questa strada. Non è la strada indicata dagli uomini. Non è la strada del godimento umano, delle gozzoviglie umane. Non è la strada dell'impurità, delle licenze. Non è la strada in cui l'uomo viene ad essere il più abietto degli animali. Non è questa la strada che porta alla salvezza, all'elevatezza dell'uomo. Non è la strada della manipolazione dello stesso uomo a cui si presta la scienza umana, che dovrebbe elevare l'uomo, e si presta a clonare l'uomo, si presta a manipolare tutta la genetica umana. Signore, pietà e misericordia, perché i sapienti di questo mondo hanno smarrito la loro sapienza, e tu hai reso insipienti i sapienti di questo mondo, hai reso vana la saggezza degli uomini,
è la scienza degli uomini. Quando questa scienza si allontana da te e non è illuminata dalla fede, dalla rivelazione. Ecco, Gesù riprende il discorso con gli apostoli che è necessario, è ineluttabile che egli vada a Gerusalemme e che dietro di lui tutti camminino per la stessa strada, la strada della croce, del rinnegamento, perché si distrutta il peccato, là sulla croce, e sulla croce nasca l'uomo nuovo, l'uomo formato secondo giustizia e verità, l'uomo uscito dalle mani di Dio, l'uomo della gloria, l'uomo del Tabor, l'uomo della luce. Fratelli e sorelle, non voglio che il discorso sia lungo, bastano queste semplici idee, perché noi possiamo camminare nella via del Signore e guardare la trasfigurazione di Cristo come al traguardo a cui l'umanità deve guardare e verso cui deve camminare, dove comunque noi dobbiamo guardare e verso cui dobbiamo camminare. La trasformazione nostra, la voce del Padre che suona su Cristo, e la voce del Padre che suona su di noi, perché nel Figlio tutti siamo figli, questo è il mio Figlio diletto, in cui ho posto la mia compiacenza, questo è il vero mio Figlio, questo è il vero uomo che io ho creato, questo è il destino dell'uomo, non è quello che dicono, che dite voi. Questo è il destino dell'uomo, la mia gloria, essere simili a me. Per questo io ho creato l'uomo, a mia immagine e somiglianza, e per questo io voglio rivestirlo della mia gloria. La trasfigurazione che noi abbiamo contemplato è la nostra trasfigurazione. La gloria di Cristo è la nostra gloria, però se noi seguiamo la via di Cristo, quella via che egli ci ha insegnato nel Santo Vangelo. Amen.